Bella Bella ragazzi. ragazzi, Bella questa ragazzi. volta rifacciamo un esperimento con la termite. Questa volta è una termite fatta con lo zinco, invece che il solito ferro, cromo e quelle cose lì. Allora, noi partiamo da ossido di zinco, che è stato pesato 4 grammi, e da magnesio, stavolta magnesio metallico, 1,25 grammi di magnesio. Il magnesio l'abbiamo ottenuto in questo caso da questo pezzo di magnesio. Fresandolo con questa fresa abbiamo ottenuto questa polvere qua. L'ossido di zinco è questo. Comunque sono tutte cose che si possono trovare anche nei link che metteremo in descrizione. La reazione è questa. Allora, magnesio metallico, come abbiamo detto, più ossido di zinco. Accendendo questa miscela, questa reazione si forma ossido di magnesio, perché il magnesio si prende l'ossigeno dallo zinco e resta zinco metallico libero, che praticamente ci dà con queste proporzioni qua, facendo il calcolo stechiometrico. Allora, le masse sono queste. Allora, però, cosa succede? Si forma zinco metallico, ok, ma lo zinco metallico evapora poco sopra i 900 gradi. Proprio sublima, come fosse acqua che bolle e si asciuga la pentola. Allora, questo zinco praticamente dalla reazione si forma questo zinco, verrà su sotto forma di vapore, salirà, uscirà e essendo ancora caldissimo a contatto con l'ossigeno dell'aria, questo O2, ossigeno dell'aria, riformerà bruciando in aria praticamente 2 di zinco più un O2, che sono due atomi, formerà 2 molecole di ossido di zinco ZnO, ritornerà a essere quello che era. Allora possiamo procedere miscelando queste due quantità. È scappato un pochino, ma va bene, lo misceliamo con le mani, così si completa. Misceliamo con le mani. Poi rivoltiamo un po', rivoltiamo di qua e ora proviamo a metterlo in questo che è gas beton, dove abbiamo praticato un foro con una mecchia con le punte da legno e l'avvitatore. Un attimo lo comprimiamo un pochino, comprimiamo un po'. Ora, per accenderlo usiamo una stellina. Ne tagliamo un pezzetto perché non serve tutta lunga così. Una di queste stelline qua di Capodanno. La accendiamo. Attenzione. Vedete che il vapore di zinco si incendia in aria. C'è una polvere di ossido di zinco che qualcosa è saltato sul foglio, l'ha bruciacchiato. E adesso abbiamo dimostrato, qualcosa è rimasto, abbiamo dimostrato che si è formato zinco metallico, si è ricombinato con l'ossigeno dell'aria e ha ridato ossido di zinco. C'è tutto un fumo bianco che pervade l'ambiente. E mi raccomando, iscrivetevi. E condividete il video. Bella ragazzi. Bella Bella ragazzi. ragazzi.